Ciao cari amiche e cari amici e bentornati al canale. Oggi vi parleremo di un libro molto interessante che ha connotazioni storiche e turistiche. Un libro che ci parla delle arterie di Roma, Roma antica ma anche Roma moderna. Adesso iniziamo con la video recensione. Sigla! Il volume Le vie consolari di Mario Gherardi è un libro autoprodotto. L'autore lo conosciamo già perché già in passato abbiamo fatto una video recensione su un altro suo libro. Semmai vi lascio qua sopra dove vedete la i, le informazioni, dove cliccando potrete andare a vedere la video recensione relativa a questo libro. Ve la consiglio per il libro insieme perché comunque ci sono alcune cose che non ripeterò per non diventare ridondante. La bellezza di questo libro sta nella sua accuratezza. L'autore ha fatto molte ricerche, ma quello che più salta all'occhio ed è quello che è più importante è un attivismo diretto. Come potrei spiegarvi? Le informazioni, ma soprattutto le immagini, le mappe, i percorsi e tutte le informazioni appunto che trovate sono state create direttamente dall'autore stesso, con un'accuratezza storica molto precisa, perché l'autore, come nelle altre sue opere, di cui magari vi lascio giù in descrizione alcuni volumi, alcune indicazioni, è un ricercatore molto preciso, molto pratico, che riporta questa sua naturale ricerca e passione per la storia all'interno dei suoi libri. Quello che mi ha colpito molto, e che poi ne parleremo anche un pochino più in dettaglio, semmai verso la fine, è la presenza di moltissime foto personali. Cioè, significa che l'autore ha ripercorso lui stesso queste vie, questi percorsi, queste tappe. E durante questo suo tragitto ha preso delle foto di monumenti, di ruderi, della strada in sé, di varie strutture che sono rimaste, eccetera, eccetera. E queste foto, di cui, ripeto, lui stesso è l'autore, le ritroviamo all'interno del libro. E questa è una cosa bellissima, perché raramente, per quel che riguarda un libro, soprattutto divulgativo, troviamo immagini che appartengono e sono state prese dall'autore stesso. Di solito si utilizzano immagini che sono free copyright per utilizzare semplicemente senza dover fare troppa ricerca o non avendo la possibilità noi stessi di fare delle foto che parlano di quel determinato argomento. In questo caso invece l'autore ha fotografato lui stesso percorrendo le strade, queste vie consolari. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto e trovo molto interessante, e questo è segno della grande passione che l'autore ha messo nella scrittura di questo libro, è il fatto della presenza di mappe che ti aiutano a riscoprire il territorio. Per questo all'inizio avevo aggiunto anche l'aggettivo turistico. E la peculiarità di queste mappe sta nel fatto che lo stesso autore le abbia disegnate. Perché è molto complicato riuscire a ritrovare fonti storiche su determinati posti o monumenti, ma soprattutto è molto complicato avere mappe che disegnano un certo percorso. Quindi l'autore stesso si è messo lì e le ha create queste mappe, non avendosele. Questo è un segno di dedizione che difficilmente si trova in molti neoscrittori. E soprattutto difficilmente si trova in scrittori che, come in questo caso, sono autoprodotti. Infatti, il libro non appartiene a nessuna casa editrice, ma è stato pubblicato dall'autore stesso tramite Amazon. Anche la nascita di questo libro è molto particolare. Leggendo un po' sull'autore e su come questo libro è nato, sono rimasto alquanto stupito per la cosa. Ma iniziando poi a conoscere l'autore stesso, più di tanto non me ne stupisco perché ho capito la passione e il piacere che ha nello scrivere determinate cose. Il tutto è iniziato con la richiesta di poter mettere giù degli articoli riguardanti le vie consolari
per un progetto da parte della Regione Lazio per la creazione di un sito in cui si spiegassero i beni artistico e culturali della zona. Il sito è andato online e tutto, ma a un certo punto l'autore ha pensato che tutte queste informazioni che aveva raccolto, queste note, queste foto e il resto, sarebbe stato interessante poterli raccogliere e creare un libro. E così è nato il libro sulle vie consolari. Il libro ha avuto dalla sua uscita alcune rivisitazioni. E anche questo è un punto di forza del libro, perché l'autore stesso rimane al passo col tempo. Ovvero, le rivisitazioni e i cambiamenti che sono state fatti nelle diverse edizioni sono dovute al fatto che nel tempo ovviamente ci sono state nuove scoperte. Si è capito meglio come funzionavano determinate cose, si sono scoperti nuovi ruderi, nuove rovine che ha inserito all'interno del libro. Ci sono nuove foto, nuove mappe e nuove indicazioni. Quindi è un libro di per sé completo, totale, che anche vista la grandezza non è tanto complicato portarselo dietro all'interno dello zaino di una borsa quando si va a riscoprire i percorsi che l'autore ci consiglia. Un consiglio che oltretutto è un consiglio molto pratico, perché non abbiamo soltanto la spiegazione di cos'è quella determinata via, perché era utilizzata, o quel monumento, quel rudere, a cosa fa riferimento. Ma abbiamo anche informazioni pratiche, perché sappiamo che se vogliamo andare a vedere quel monumento X o Y, possiamo prendere il mezzo numero A, B o C e ci porta alla fermata XY dove possiamo scendere e andare a visitare tranquillamente il nostro monumento. Per questo all'inizio l'ho definito un libro storico e turistico ed è un mix che è molto interessante a mio avviso, che sicuramente troverete utile. Poi ripeto, la grandezza sì, è abbastanza voluminoso come libro, ma sta tranquillamente in uno zaino, in un libro, e quindi potreste portarvelo anche dietro alla scoperta delle vie consolari. Passiamo adesso all'analisi un pochino più tecnica del libro. A differenza della passata video recensione, che vi ripeto trovate nella nostra galleria, il libro, la pubblicazione ha fatto un grosso passo avanti. Nelle precedenti, purtroppo per problemi di pubblicazione con Amazon, c'erano stati problemi di formattazione e la griglia risultava piuttosto sfasata. Questo libro invece è perfetto, regolare. Come potete vedere, formattazione griglia in ordine. I caratteri, anche questi, vanno bene. Sinceramente, personalmente avrei preferito cicini un pochino più grossi, però non voglio stare a fare il pignolo. Anche se capisco che su un libro di queste dimensioni, se si fosse ingrandito il carattere, sarebbe diventato piuttosto grosso, molto più voluminoso di quanto lo sia adesso. Vedete, questo qua è un esempio, che vi facevo prima, quando parlavo delle foto, delle immagini allegate, prese dall'autore stesso. Questo è un esempio pratico che vi fa capire molto bene la situazione. Quindi, dal punto di vista strutturale e di formattazione, è perfetto. Il volume è ben fatto, la copertina è molto interessante, sicuramente molto appropriata, che ti fa venire voglia di sapere di più, perché vediamo il selciato di una strada romana, più ovviamente alcuni ruderi che si trovano all'interno delle vie percorse. L'unico punto, diciamo, un pochino dolente è in alcune parti perché riguarda le mappe. Questo è un esempio di cui vi parlavo prima. Questi sono i percorsi con mappe create dall'autore in cui ci fanno vedere con un punto di partenza il monumento, il percorso e l'itinerario che possiamo fare e ad ogni stop importante il monumento, il rudere o i reperti che sono stati trovati, più una piccola descrizione. Purtroppo in alcuni casi le immagini si vedono non molto bene
per quel che riguarda la parte con i caratteri molto più piccoli non è facile leggerlo, ma è un problema che so che è in risoluzione, quindi come per tutti gli altri libri, e anche questo è il principio, nelle prossime edizioni che verranno sicuramente verrà sistemato come problema. È una piccolissima cosa che rispetto a tutto il libro è poco e niente, perché all'interno del libro rispetto ad altre edizioni purtroppo le foto sono molto nitide e ben fatte. Il bianco e nero a volte aiuta, a volte no, però sono molto ben riconoscibili e quindi non avrete problemi a capire di che cosa si tratta. Come per l'altro volume, le note si trovano in fondo. Sono note molto precise, in alcuni casi, per esempio, troverete all'interno del libro dove c'è la foto di una lapide con una scritta in latino, c'è proprio l'elenco e la traduzione di quello che c'è scritto, quindi un aiuto pratico non da poco. Quindi, cari amiche e cari amici, siamo arrivati verso la fine, un libro che vi consiglio, un libro che sicuramente deve stare in una libreria di un appassionato, perché è un libro molto completo, tecnico e storico, con dettagli di altissima precisione. Lo consiglio anche per chi vuole andare alla scoperta delle vie consolari, capire di più di queste vie, di che cos'erano, di perché cosa venivano usate, ma soprattutto cosa c'è all'interno di queste vie, che monumenti possiamo trovare, che scoperte sono state fatte, che ruderi ci ritroveremo se passeggiamo e seguiamo gli itinerari dati dall'autore. Questa è una guida che sicuramente vi aiuterà anche se volete visitare direttamente Roma e Lazio seguendo questi percorsi. Percorso che vi consiglio perché nonostante siamo passati 2000 passa anni, se non di più, Roma è sempre Roma. Bene, cari amici e cari amiche, grazie per averci seguito fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così da rimanere sempre informati quando usciranno i prossimi video. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!